la prima settimana dalla catastrofe che ha colpito il Dipartimento Sud di Haiti da questo violento terremoto, gli aiuti finalmente stanno arrivando, la popolazione sta ricominciando a ricevere supporto, soprattutto per quello che riguarda la problematica degli alloggi temporanei. Resta però un problema enorme che fatichiamo a risolvere ed è quello dell'acqua, in particolare dell'acqua potabile. Mentre in città il problema è l'acqua potabile, nelle zone rurali il problema è l'accesso all'acqua, la disponibilità di acqua. La violenza del terremoto è stata tale che ha cambiato l'assetto proprio del sottosuolo e anche della falda acquifera, per cui tanti dei pozzi che servivano le comunità di campagna sono improvvisamente privi d'acqua. Queste comunità rurali sono molto distese nella geografia della zona, molto sparpagliate, è difficile raggiungerle, tante strade sono interrotte, i fiumi sono difficilmente passabili per le grandi piogge dei giorni scorsi. Si sta cercando di sopperire con la distribuzione di kit igienici e di secchi per lo stoccaggio dell'acqua, ma portare l'acqua sul terreno alle famiglie sinistrate è tutt'oggi un problema molto grave. Questo può avere un impatto estremamente negativo anche sulla situazione sanitaria e sul diffondersi delle malattie. Questo è un evento che ad Haiti si è già verificato dopo il terremoto del 2010, pochi mesi di distanza Haiti è stata colpita da una grave epidemia di colera, quindi temiamo che si possa ripetere qualcosa di simile. Ed è una lotta contro il tempo sulla questione della distribuzione dei kit igienici e dell'acqua, che speriamo possa avanzare più rapidamente nei prossimi giorni, più rapidamente di quello che si sta facendo, perché nonostante tutti gli sforzi è assolutamente insufficiente rispetto al bisogno. Grazie.